Oggi farò l'esegesi di una poesia di Alexandra Zamba, che per avventura è la donna della mia vita, ma questo non mi farà velo criticamente, perché esegesi vuol dire critica, distinzione, analisi. Alexandra scrive: di origine è cipriota, vive in Italia e ha adottato la lingua italiana come lingua espressiva, comunicativa ed espressiva. Scrive poesie, tra le altre cose, e ve ne leggo una. Senti, resta sui miei battiti melodie, aritmie, memorie, cucite sulla pelle bianca e morbida, di sogni miei, tuoi, liquidi, sperduti nei pochi attimi della vita non tua, non mia. L'inizio non ha la maiuscola. Un trattino e un senti con la minuscola e finisce la poesia con tre puntini sospensivi, quasi il brano di un dialogo. Ecco, è immediatamente evidente che la natura profonda delle poesie, di questa poesia di Alexandra, è il dialogo, è il tu ed io, non l'io. Solitamente i poeti sono concentrati sull'io, hanno la forma della circonferenza che ha un centro. Alexandra invece ha la forma di un'ellisse che ha due fuochi. È una forma poetica rara, tanto più necessaria oggi in un mondo pieno di circonferenze, di io, che non ascoltano, non dialogano, non mettono l'altro nella condizione dell'interlocuzione. L'altro è considerato spesso come un pubblico, uno sparring partner, qualcosa da conquistare, qualcosa da sedurre, qualcosa di cui godere e approfittare. Un altro mondo, non questo mondo che appartiene anche all'io. Senti, resta sui miei battiti melodie, aritmie, memorie, cucite sulla pelle bianca e morbida, di sogni miei, tuoi, liquidi, sperduti, sogni miei, tuoi, perduti nei pochi attimi della vita non tua, non mia. L'altro, la poesia dell'altro, un mondo ulteriore, possibile, del noi, ma non del noi in forma di massa, in forma di aggruppamento, in forma indistinta, un noi fatto di io e di tu, anzi, di tu ed io.